vi mostro queste talee di fico. Queste le ho fatte un mesetto fa, ne ho fatte 4-5 e hanno preso tutte. Guardate che bello che è questo, questo ramo qui. Ce n'era uno addirittura che aveva un piccolo fico, ecco qua. Oggi torniamo alle origini, facciamo un video veramente semplice semplice, nel senso che non ho la fotocamera con me, sono sotto il mio fico, è un fico che non ho mai potato, non ho curato molto bene, è in una zona un pochino nascosta del mio podere, quindi non gli ho dato le cure che meritava. Allora vi mostro i rami che ho tagliato per fare le talee, quelle che avete visto all'inizio del video. Non ho ripreso la scena quando ho iniziato a farle, quindi le rifaccio con voi e poi ovviamente termineremo il video con quelle che sono riuscito a fare. Io ho iniziato a tagliare i rami che era fine marzo, ho utilizzato i rami più belli come questo qua, ho cercato di utilizzare rami come questo che ovviamente adesso sono esplosi come vegetazione, ma a noi interessa poco perché è solo per farvi vedere ciò che ho fatto. Quindi adesso ne taglierò 2 o 3 e vi faccio vedere il procedimento. Ovviamente va da sé che rami come questi sono rami secchi, li lasciamo stare. Io premetto, non sono un esperto di talee, è la prima volta che lo faccio, quindi mi sono venute e per questo motivo mi permetto di farvi vedere un po' come ho fatto. Allora, ho una mano sola, con uno tengo il cellulare, con l'altra vi faccio vedere i rami che ho tagliato. Allora, prendendo in considerazione questo ramo qui, circa un palmo, saranno circa 20-22 centimetri, semplicemente l'ho tagliato a spiovere. Qui ce n'è un altro molto bello, volevo vedere, ecco ad esempio quello qua su, questo mi spiace, siamo contro luce, farò veloce. Ne prendiamo ancora uno, ecco, prendiamo questo qua per esempio, eccoli qua. Vi mostro adesso l'operazione che ho fatto. Come al solito fuori piove e quindi ci mettiamo in casa. Questi sono i rametti che ho tagliato. Allora, ero in mezzo al campo, quindi ripeto un attimino ciò che ho fatto. E nel frattempo ringrazio il canale da cui ho preso un po' questo spunto, che è Orto da Coltivare. Mi aveva incuriosito quel video e ci ho provato. E i risultati sembrano, dico sembrano, discreti. Per me è la prima volta che mi cimento nelle talee, quindi i risultati si vedranno comunque nel giro di veramente molti mesi. Ma per adesso sono incoraggianti, quindi vi faccio vedere quello che ho fatto fino adesso. Non c'è garanzia di successo, molte non attecchiranno, però se ne facciamo più di una abbiamo più possibilità. Allora, rametti di circa un centimetro di spessore per un 15-20 centimetri. Ora, andrebbero raccolti da marzo in poi. A marzo un fico come questo non ha le foglie, io l'ho raccolto adesso perché mi sono svegliato tardi, mentre quelle che ho fatto, vi faccio vedere dopo, le ho raccolte in quel periodo lì. Quindi cosa facciamo? Simuliamo un po' quello che era successo. Questa la lasciamo così. Io l'ho lasciata in acqua perché l'ho raccolta ieri, non potevo farlo ieri questo video e quindi per non farle soffrire l'ho lasciata in acqua. Dopodiché con un coltello, con un paio di forbici, quello che vogliamo, grattiamo un 5-6 cm di corteccia. Arriviamo, vedete, a scortecciarla. Così. Se riusciamo a scendere un po' è meglio, vediamo la parte bianca, attenzione le dita, voilà. Ora ci si aiuta con la polvere radicante. Questa è una polvere radicante commerciale di sintesi, ma se guardate, se cercate su internet, ci sono mille modi per farsela in casa, dall'aspirina al miele. Io l'ho comprata e una boccettina così costa 7-8 euro e dura tutta la vita praticamente, a meno che non siate di quelli che fanno le talee a livello professionale. Vedete, bagno, è una polverina asciutta, ecco vedete come diventa. Cerco di, perché ne ho poca, ecco qua, perfetto. Adesso semplicemente ho preparato un vasetto con del terriccio, adesso è asciutto in questo istante, lo bagnerò poi dopo alla fine. Faccio il foro, lo faccio prima perché così non perdo la polverina lungo il tragitto per arrivare in fondo, insomma. Chiudo, aderisco bene e questa l'abbiamo fatta. Faccio vedere un'altra. Questa la teniamo intera.
Allora, tenete conto che per vedere se la terea riesce o meno ci vuole circa un anno affinché attecchisca bene. Ma vi faccio vedere una cosa che ho notato adesso dopo un mese e mezzo circa che l'ho fatta. Un goccio d'acqua, la prima bagnata fatela abbondante che fuoriesca dalla parte opposta, eh? Io adesso non lo faccio perché sono sul tavolo, ovviamente non ho possibilità di farlo. Questa si deve mantenere in penombra e non al sole diretto, soprattutto perché andiamo verso l'estate, se la mettete al sole questa non ce la fa, 9 su 10 non ce la fa, quindi bisogna tenerla in penombra e soprattutto sempre col terreno umido. È un lavoro, un lavoretto che impegna un po', però possiamo provarci a costo zero. Se abbiamo il fico è anche bello da provarci. Questi sono quelli che voi avete visto sul mio video, quello breve che ho fatto su Instagram e su Facebook. Erano in un vasone grande, li ho messi qui con un terriccio buono per portarli in casa, per farveli vedere. Quando li ho messi a dimora avevano soltanto una punta davanti, ma questo vuol dire poco, perché non è detto che la talea sia riuscita. Hanno ancora della vitalità all'interno. Può darsi che abbiano tirato fuori le foglie e poi muoiano. Nella fase di trapianto però ho notato questo, guardate. Adesso non ricordo qual è, ne tiriamo fuori tutte. Ecco qua, proprio ho avuto fortuna la prima. Vedete? Ha fatto la prima radichetta. Qui ce n'è una, qui ce n'è un'altra. Ne vediamo un'altra. Devo mettere più terra ovviamente perché sennò, ecco. Vediamo questa. È un processo molto lungo, questa ad esempio vedete non hai messo nessuna radichetta, non è detto che ce la faccia. Idem questa, è ancora presto per lei. Ecco questa invece vedete qua. Adesso la vedete scura perché è sporca di terra, hai messo una radichetta in fondo. Io la rimetto a posto. Quindi come vedete ci vuole veramente molto tempo affinché attecchiscano. Ora io le avevo all'aperto, eravamo nel periodo di marzo-aprile quando le ho messe a dimora, il tempo è stato quello che è stato, giornate belle ne ho avute ben poche e comunque avevo altre piante che coprivano tutta la vegetazione e loro non hanno subito gli influssi del sole direttamente, quindi bene o male siamo arrivati a questo punto. Ora le terrò in penombra, sempre all'aperto ovviamente, ma in penombra. E dovrò fare attenzione appunto all'umidità del terreno. È stato un video breve, vedremo poi tra qualche mese se avrò avuto fortuna o meno, però magari voi se volete provateci, potete ancora farlo, di solito si fa fino a marzo, poi in autunno-inverno, ci sono anche persone che lo fanno da marzo per tutta l'estate, costa niente, insomma si prendono due rami, si prova, vale la pena provarci perché un alberello di fico di 2 anni, parliamo di 2 anni, siamo intorno ai 18-20 euro, ecco se abbiamo un albero che ci piace, possiamo cominciare a tagliare un po' di rami e provare a farlo noi, insomma. Bene, è tutto per questo breve video. Grazie per essere stati con me anche oggi. Se avete consigli da darmi, perché come vi dicevo io sono all'inizio nel mondo delle talee, li accetto molto molto volentieri. Condividete il video, lasciate un like, iscrivetevi al canale. Ci vediamo la settimana prossima.